Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Gamer Loop, episodio 3 per Outlast. Allora, avevamo lasciato il nostro Miles che aveva già attivato le due pompe per riattivare il generatore della corrente e adesso ci mancava soltanto di riattivare l'interruttore. Allora, io non so di preciso come... Non ho ancora capito benissimo come funzionano i salvataggi di questo gioco, però... Probabilmente dobbiamo rifare quello che abbiamo già fatto l'altra volta. Perché salvando in automatico... Salvando in automatico non... Non abbiamo completa gestione, insomma, del punto di salvataggio e non si riparte perfettamente da dove avevamo lasciato. Quindi, purtroppo dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto. Prossima volta cercheremo di concludere l'episodio soltanto una volta portato a termine un determinato tipo di evento, come questo che consiste nel riattivare la corrente. Adesso dovrebbe entrare il tipo dalla porta. Eccolo. Io direi che possiamo risparmiare un po' di batteria. Adesso, se vi ricordate, dobbiamo proseguire un po' cautamente perché ci sono questi personaggi che ci stanno seguendo. E non vedono l'ora di trovarci per massacrarci. Ok, adesso ci nascondiamo qui e si dovrebbe ripetere la stessa cosa che è successa nell'altra stanza. Eccolo, infatti, sempre nella speranza che non ci trovi. Ok, e se ne va proprio nella direzione in cui dobbiamo andare noi. Sperando poi che sia soltanto uno. Ok. Il nostro Miles sembra... leggermente in ansia. Ok.
L'altra volta non eravamo riusciti ad arrivare in questa stanza. Allora. Io sto andando a caso, non ho la più pallida idea di dove, de di dove devo dirigermi. Altra batteria. Abbiamo attivato l'interruttore. Io mi nasconderei un attimo. Aspettiamo di vedere se viene qualcuno, come sempre. Allora, non sembra stia arrivando nessuno. Diamo un attimo un'ultima occhiata qui intorno. Questo l'abbiamo. Oh oh! Eccolo che è arrivato. Fortunatamente apre sempre l'armadietto a fianco al nostro, quindi ci salviamo sempre per il rotto della cuffia. Non vorrei che questa musica significasse il ritorno di questo personaggio, perché questa è chiusa. Credo sia. Speriamo non ci trovi. Ci trova. No. Ragazzi, finora ci sta andando benissimo. Aia. È andata male. Thank you.
Ragazzi, non trovo la via di uscita. E che... Ma perché? Ok, credo che possiamo tornare al piano di sopra. Fortunatamente la partita è stata salvata. E qui c'è di nuovo la luce, che bello. Truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Nonostante tutto, alla fine ci è andata male. Ok, si riparte da questa prigione. Ok, quindi se adesso solleviamo la telecamera... Il nostro Miles si è appena appuntato una nota. La cella di Padre Martin. Il prete Padre Martin mi ha portato qui per mostrarmi qualcosa. Secondo lui sarò testimone di chissà quale stronzata. Non so cosa vuole farmi credere. Questo dottor Wernicke è la causa di quello che è successo a questo posto, ma è morto più di 10 anni fa. Sul muro c'è una scritta fatta con il sangue. Riposa in pace. Ok. Documenti dovremmo aver già letto tutto, sì. Possiamo provare ad andare avanti. È stato più semplice del previsto. Perché? Sono venuti proprio ad aprirti. Ok, questa è chiusa. Anche questa è chiusa, risparmiamo le batterie. Ok, abbiamo fatto un bel primo piano a quel pazzoide. Io la chiuderei questa.
non si sa mai. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Questi sono nudi? As would I. Sì. The preacher asked us not to. Filmino. Be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ok, questi non hanno buone intenzioni con noi, quindi. You look like you've seen a ghost. Speriamo che almeno questi ci lascino in pace. Come avrete capito, qui in questo gioco non troveremo pistole, pugnali o niente che possa aiutarci a difenderci direttamente da questi nemici. L'unica cosa che possiamo fare è scappare e nasconderci. Analizzo tutto nel dettaglio, così siamo sicuri che non ci perdiamo niente. Questo fa abbastanza schifo. Veramente, veramente angosciante. Questo gioco è fatto benissimo. Mi sta piacendo moltissimo proprio. Ok ragazzi, dobbiamo andarcene. Qual è la direzione? Ok, questa non è il caso di provare ad aprirla, che nel caso dovessimo riuscirci potremmo trovarci nei guai. Questa è chiusa. Dove dobbiamo andare? Ok, allora proviamo un attimo. Tra le urla generali del manicomio, proviamo a tornare al piano di sopra. Questi sono quelli che vogliono farci a pezzi. Lentamente. La richiudiamo. Questa era la nostra cella e qua invece la porta era chiusa. Quindi, dove dobbiamo dirigerci?
Ok, questo ci spinge via. Questo non fa niente. Questo nemmeno. Ok, allora non sto capendo dove devo andare. Ecco qua. Avevamo saltato una cella. In questo modo credo che andremo a finire proprio nell'area dove c'è, dove ci sono qui. Oh mamma. Ok, ansia a profusione. Io prendo questa direzione di qua anche perché... Anche perché è distante da quelli che ci stavano minacciando e annunciando che ci avrebbero ammazzato lentamente. Lo sbirro qui è morto malamente. Ok, qui si può passare dall'altra parte, però prima di farlo, visto che ci porta proprio dove stavano quelli, vado a vedere un attimo di qua se c'è qualcosa. Questa è chiusa. Questa non ce la fa proprio aprire. E di qui non ci fa passare, quindi passiamo dal cornicione qua e ci buttiamo proprio tra le fauci di quei due simpatici pazzoidi nudi. Sperando che se ne siano andati. Until I finish. Oh, but I saved some for you. Just wait. Mamma ragazzi. Questa è chiusa. Questo ci dà attivo. God always provides a way. Follow the blood. Ok. Benissimo, iniziavano a scarseggiare, adesso ad ogni minima possibilità di sfruttare la luce naturale che ci viene offerta dal gioco lo farò, perché qui le batterie
stanno iniziando a scarseggiare. Ok. Down the drain. Quindi probabilmente dovremo proseguire lì sotto. Qui c'è un altro sbirro morto. Benissimo ragazzi, allora visto che il gioco ha appena salvato la nostra posizione qui, io eviterei di proseguire visto che siamo qua, ormai quasi a mezz'ora di video e chiudere qui. Come sempre vi ringrazio per aver seguito le nostre avventure qui su Gamer Loop. Se il video vi è piaciuto, se questa serie vi sta piacendo, iscrivetevi al canale e magari condividete anche sui social come Facebook. E se volete seguire tutti i vari avvenimenti di Gamer Loop, mettete un bel mi piace sulla pagina Facebook Gamer Loop Italia. Ci vediamo molto presto con il quarto episodio di Outlast. Ciao ragazzi!